Ragazzi, state per vedere la prima puntata estratta dall'intervista a Marco Lo Conte. Lo Conte è un giornalista del Sole 24 Ore che da più di 20 anni si occupa di temi quali la finanza, i risparmi, l'educazione finanziaria e le pensioni. E proprio in questo senso ultimamente ha scritto un libro che si chiama La pensione su misura, che vi consiglio di acquistare, in quanto si occupa di aiutare il lettore in questo compito, accompagnandolo nel suo percorso di scelta, ma anche di capire qual è l'evoluzione delle pensioni dal punto di vista delle norme e degli scenari demografici, sociali e finanziari. Quindi, se alla fine di questo video vi interesserà quello di cui abbiamo discusso e volete approfondire, vi consiglio di acquistare il libro. Inoltre, ringrazio gli abbonati che mi hanno aiutato a costruire l'intervista e hanno proposto loro stessi delle domande da fare a Marco Lo Conte. Se volete fare anche voi lo stesso al prossimo ospite di WhatsApp Economy, beh, basta unirsi al programma abbonamenti digitando il pulsante abbonati o seguendo le istruzioni nei link in descrizione. Negli ultimi decenni in Italia si è parlato di diritto alla pensione, facendo non poca propaganda politica. Ebbene, visto l'andamento demografico e l'evoluzione del mercato del lavoro, ho chiesto a Marco Lo Conte se è ancora corretto parlare in questi termini e che ripercussioni può avere sull'opinione pubblica e soprattutto sui conti pubblici parlare proprio di diritto alla pensione. E se invece non è meglio parlare di guadagnarsi la pensione o costruirsi la pensione. Vediamo cosa ci dice Marco Lo Conte. Hai azzeccato perfettamente qual è il senso non solo del mio libro, ma dell'approccio secondo me più corretto alla materia, perché troppo spesso negli ultimi decenni si è calcato la mano su dare a diverse fasce di popolazione il diritto di acquisire dei diritti, no? Cioè di salvaguardare un pezzo di futuro, chiaramente a danno del futuro di qualcun altro, perché la spesa pensionistica italiana è stata, ancora oggi, abbastanza generosa e concorre all'indebitamento del paese. Ma insomma, per farla breve, non vi voglio fare tante premesse, tanta filosofia, tanta politica economica. La sostanza è proprio questa. La pensione è qualcosa che si deve costruire nel tempo. Dobbiamo pensarci, ciascuno di noi, attenzione ad aspettare che qualcun altro se ne occupi per noi, perché i numeri lo dicono. Le pensioni, quelle obbligatorie di primo pilastro, l'INPS per intenderci, garantirà tassi di sostituzione sempre più bassi. Cosa sono i tassi di sostituzione? È la proporzione, il rapporto della pensione rispetto all'ultimo stipendio. Fino a qualche anno fa, si andava in pensione con l'80-70% dell'ultimo stipendio, chi oggi è tra i 40 e i 50 anni andrà in pensione col 50% dell'ultimo stipendio. E provate a pensare. Come cambierà la vostra vita se vi troverete a dimezzare le vostre entrate? È di tutta evidenza che dobbiamo fare qualcosa. Chiaramente, sarebbe bello, sarebbe utile, sarebbe importante che ci pensasse anche lo Stato a fornire, soprattutto alle generazioni più giovani, un sostegno di diversa natura, pensarci in maniera un po' più proattiva. Però, se intanto che aspettiamo qualcosa dobbiamo fare perché il tempo passa. E quindi dobbiamo mettere mano a questo risparmio previdenziale. Calco molto la mano sul tema risparmio previdenziale perché da qualche decennio mi occupo della materia. Il risparmio può essere di breve termine, quello che teniamo sul conto corrente, o quello che non ci serve subito e non ci servirà per tanto tempo. E dunque tutto il denaro che può essere messo a frutto per il futuro di lungo termine è un denaro ben impiegato. Perché il futuro è incerto e se risparmiamo in maniera adeguata riusciamo a renderlo meno incerto. I modi sono tanti, i fondi pensione sono degli strumenti molto efficienti, in particolare quelli italiani, non sono perfetti, non è l'Eldorado, però sono strumenti che costano poco, sono ben diversificati, in genere molto ben amministrati e vigilati. Quindi non ci sono stati, per esempio, scandali di diversa natura, insomma, di varia natura sulla previdenza, così come invece ci sono stati molti problemi in campo finanziario, di finanza personale, di risparmio. Quindi, quella è una via sicuramente molto efficace per costruirsi una pensione dignitosa. Certo, un aiuto dello Stato sarebbe utile, per esempio, togliere un po' di tassazione, che francamente cioè, fa a pugni con il buon senso. Oppure aiutare in qualche modo il
la previdenza dei più giovani, garantendo una defiscalizzazione. Ci si sta arrivando, ma è dura, è faticosa, anche perché, ripeto, come dicevamo, c'è un debito pubblico importante. Purtroppo il marketing politico punta a privilegiare le generazioni oltre 55 anni, perché sono di più, i giovani sono di meno, e chi ha oltre 55 anni, e quindi questi sono tanti elettori, devi fare contenti gli elettori. La caccia al consenso porta in quella direzione, scelte di politica economica ben precisa. Ma insomma, nel frattempo che noi rompiamo le scatole, è opportuno che ciascuno metta mano alla propria situazione personale, sia un po' egoista, è il caso, perché sennò non se ne è. Ah, tra l'altro, secondo, cioè, ho letto anche nel libro che lo Stato alcune volte mette un po' il bastone tra le ruote in questo senso, addirittura non facendo conoscere le prospettive di pensione future alla persona che vuole effettivamente conoscerle. Si scriveva nel libro che addirittura sono molto più, danno questo servizio le imprese private, come ad esempio i fondi pensione, danno una stima molto migliore rispetto a quello che fa lo Stato. Quindi forse non c'è neanche una volontà da parte dello Stato di informarsi riguardo questa tematica. Allora, il detto che gira e chi tocca le pensioni muore, perché è un tema delicatissimo, e se dai sono tutti contenti, ma se devi togliere o devi ridistribuire, sono problemi grossi. Questo è uno scandalo, è quello a cui facevi riferimento, perché nel 96 la legge Dini, 3 Udini, che sancì il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, cioè dal sistema che calcola la pensione in base alla retribuzione a un sistema che calcola la pensione in base a quanto è stato versato in termini contributi nell'arco della propria carriera. Bene, in quell'occasione si scrisse nella legge che ogni anno l'INPS o tutti gli altri enti previdenziali dovevano fornire una stima, una rappresentazione delle prestazioni future. È chiaro che tempo che i primi anni hanno preso la mano, poi si sono accorti che le prestazioni future erano sempre calanti rispetto al passato, e tu dicevi al trentenne, quarantenne, cinquantenne che non solo andava in pensione senza avere il TFR che invece i propri genitori avevano ottenuto quando avevano smesso di lavorare, ma doveva prendere pure una pensione più bassa. Insomma, brutte notizie. Allora, quale politico vuole incentivare le cattive notizie? Quindi io ho assistito a mezza dozzina di ministri del lavoro che salivano sul palco e dicevano: dobbiamo pensare alla busta arancione, che è il corrispettivo svedese, no, di questa dobbiamo. Poi scendevano al palco e dicevano: attenzione, oh, facciamo scherzi, perché così è andata avanti così per anni. C'è stato qualche tentativo di forzare la mano rispetto alle scelte politiche da parte di diversi presidenti dell'INPS. Ad esempio stop and go, Antonio Mastrapasqua ci ha provato, ma anche lui è stato stoppato. È stato più determinato Boeri, che è riuscito a mettere in campo un vero e proprio passaggio dalla sperimentazione a una prassi comune, una prassi molto più diffusa. Peccato che invece quel successivo Pasquale Tridico ha stoppato di nuovo, cioè, ha rivisto quella attualmente in carica nel fine 2020, ha di nuovo posto altre priorità. Secondo me... Se ci pensiamo è una cosa folle, no? Perché comunque in teoria la politica dovrebbe anche consapevolizzare il cittadino, anche se effettivamente è una notizia brutta, però è importante che lo sappia in modo che possa intervenire al meglio poi successivamente. È una cosa folle. È la paura che prevale sulla ragione, di fatto, l'emotività sul raziocinio, perché secondo me è una decisione presa sulla base di una serie di numeri, convinzioni, insomma, suffragata dalle prove, insomma, da un bagaglio di conoscenze. Sicuramente è una convinzione, una decisione molto seria, molto fondata. Una decisione presa sulla paura, in un senso o nell'altro, è sempre molto fallace, non fa passi in avanti, cioè non ci aiuta a camminare nel mondo. E quindi, però, sappiamo che i politici hanno esigenze di consenso continue, le elezioni sono frequenti e la capacità di consenso
insomma, è più importante, purtroppo. Però, ripeto, per questo parlo di egoismo, perché bisogna anche tenere conto che si naviga controcorrente, no? Mm-hmm. Purtroppo, e però bisogna far, come per dire, il nostro bene bisogna impegnarsi. Abbiamo visto come Marco Lo Conte ci sconsiglia di pensare alla pensione come un diritto, anche perché questo ci comporta anche un certo atteggiamento di pigrizia in questo senso, tanto appunto è un diritto e quindi alla fine prima o poi arriverà. Solo che le notizie, come ci ha detto anche lo stesso Lo Conte, non sono positive. Il tasso di sostituzione tra 40 anni potrebbe essere del 50% e noi a 70 anni potremmo da un mese all'altro vivere con la metà del nostro ultimo stipendio. E vi assicuro che non sarebbe sicuramente una cosa gradevole e addirittura potremmo essere costretti a cambiare il nostro stile di vita. E di nuovo a 70 anni non credo che sarebbe la scelta più felice di questo mondo. E quindi Lo Conte ci consiglia di avere un approccio propositivo, un approccio attivo, sporcarsi le mani in modo da costruirsi la nostra pensione e non arrivare a 70 anni scoprendo la cruda verità che la politica complice ci ha nascosto. E quindi in questo senso dobbiamo essere un po' egoisti. Se vi è piaciuto questo contenuto, vi invito ad abbonarvi a questo canale in modo da recuperare l'intera live, che è un'esclusiva solo per gli abbonati, oppure ad acquistare il libro di Marco Lo Conte. E se vi è piaciuto questo video, beh, condividetelo con le persone che magari pensano che la pensione sia un diritto e che rischiano il loro futuro. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, vi saluto, un abbraccio e un ringraziamento agli abbonati. Alla prossima!